contattiamo il GR. Facciamo la nostra telefonatina. Bip. Qui Crane. Parla pure. Il nome del capo della torre è Brecken e non è lui il vostro uomo. C'è un altro tipo sospetto, un boss del posto. Si fa chiamare Rais. La incetta di Antizin e poi spreme come limoni chi ne vuole comprare qualche dose. Devo recuperare l'Antizin da un rifornimento aereo. Se non porterò a termine la mia missione, dovranno trovare un'altra soluzione. Ovviamente. Ricevuto. Ottimo lavoro, Crane. Te la stai cavando bene. Ovvio, sono un grande io. Missione e dacci il tempo di riflettere. Quando trovi l'Antizin, chiamaci immediatamente. Certo. Allora, dobbiamo dirigerci da quella parte a prendere l'Antizin. Oh, aspetta, c'è un venditore ambulante qui. Però niente di buono, a parte le frecce esplosive. Facciamoci un po' di scorta. Ci manca estremamente poco per salire di livello. Tre quarti dei rifornimenti finiscono nel calderone, quindi se parti da lì avrai più probabilità di recuperarli prima degli altri. Va bene, dicevo, ci manca estremamente poco per salire di livello con agilità e credo che siano veramente pochissimi punti. Apriamo questa cesta, vediamo cosa ci troviamo. Un'arma blu da 900 punti. Viola addirittura, buongiorno a noi. Ecco fatto, livello 15 e ci prendiamo l'abilità di prendere ancora meno danni dalle cadute e di rotolare. Vediamo se funziona già. Sì, no, non mi sembra sia funzionata. Oh, ma guardalo lì, il pacco. Jade, sono vicino alla zona di atterraggio. Ho trovato una cassa, sembra intatta. Do un'occhiata all'interno. Ehi. Ok, si era bloccato da solo. Tra l'altro sta cassa in realtà già l'avevo ovviamente adocchiata da un bel po'. Sì, due lanci. Certo che ho visto. Sono atterrati altrove, ma sei abbastanza vicino. Raggiungi le casse prima che li prenda qualcun altro. Certo. Sono, come dicevamo, abbastanza vicino da poterle prendere. Tra l'altro qui c'è, esatto, un nascondiglio. Sostituisco un secondo i vestiti che le avevo cambiati. E ora andiamo dall'altro lato. Ah, ma io pensavo fossero... Ah, cavolo, che sfiga. Pensavo fossero caduti all'interno, non all'esterno. Eccoci qua. Dove siete? Ah, proprio vicinissimo al rifugio. E guarda un po' il caso, c'è già qualcuno che li ha ritirati. Vai via, tu. Ehi, ciao. Vedo che avete già preso quelle casse, eh. Sì, bravo. Bel colpo, ma sai che io ho un arco e delle frecce? Non sei l'unico che può colpire a distanza. Soprattutto io ho aumentato il danno. Jade, gli uomini di ecco Ace mi hanno preceduto. Delle mie frecce. Provare ad affrontarli. Cerca il secondo rifornimento. La cassa dovrebbe essere segnalata dal fumo di un razzo. Non provare ad affrontarli come se fossero un problema sti cretini. Ecco fa. No, dai. Speravo di averlo lanciato via. Fatto. Semplice, dammi quella freccia. Non provare ad affrontarli. Ma va. C'è qualcosa qui? No, si sono già fregati tutto. Il secondo rifornimento è di là. Crane, manca pochissimo al tramonto. Devi tornare indietro. No. È quasi arrivato, posso ancora. Non è ancora il momento. Dov'è la cassa? Eccola lì. L'ho spinto di sotto. Quanto mi fanno ridere gli zombie che cadono. Porca troia. Apriamo questa cassa. Cosa ne troviamo? Un'arma viola? No, altri tomahawk. Niente di utile. Ecco qua che bella la rotolata. Fatta col giusto tempismo e molto molto utile. Dove sei? Vedo il fumo ma non vedo la cassa. Eccola qua.
Ciao. Ok. Ma scusami, da dove sei apparso tu? In ogni caso, apri quella cesta. Crane, dose di anti-zin. Hai voglia. Bene. Ho trovato l'anti-zin. Parla Crane, sto recuperando un rifornimento di anti-zin. Bene Crane, questo apre un nuovo spiraglio nella tua operazione. Dovrai concentrarti su Raiz. Ascolta attentamente. Raiz potrebbe essere il nostro uomo. Quindi se trovi delle scorte di anti-zin, distruggile. Ma non ci penso neanche. Cosa? Ma perché? Esatto. Spingerai Brecken a trattare con Raiz. Così potresti diventare una specie di ambasciatore della torre. Ma voi siete stronzi. Di un sacco di civili. Il nostro piano mira molto più in alto. Non dimenticarlo. Ovviamente adesso lo fa, però è una stupidata. Ecco, almeno una. Che stronzata. Jade, sono sul punto di atterraggio. Niente anti-zin. Niente. Merda. Va bene, torna qui. Attento, quegli incubi sono svegli, quindi non farti vedere. Accidenti, deve avermi sentito. Ovviamente. Scappa. Vai, 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 via. Madonna mia. Io l'ho detto, purtroppo. Salta. Scappa. Meno male che abbiamo le trappole. Madonna mia. Uff, ne ho anche uccisi qualcuno. Non siamo ancora preparati per combattere gli incubi, come li chiamano. Meno male che abbiamo il rampino. Dobbiamo tornare alla torre o va bene qualsiasi rifugio? Ho appena trovato una statua. Pupazzo di uno zombie. Beh, non è propriamente un pupazzo, però ci siamo intesi. Dici che riesco ad ucciderlo con una... Io ci provo. Posso craftargli i petardi, perfetto. Plastiche provviste domestiche. Calmo tu. Attiriamolo lì. L'ho ucciso? Sì, ma mi sa che... ho attirato anche gli altri. Beh, sicuramente è stato un bel colpo quello. Quello è stato un bel colpo. Finalmente rieccoci alla torre. Gran bell'idea, Crane. Gran bell'idea. Siamo tornati, dai. Non ti preoccupare, sei salvo ora. Ciao, saliamo di sopra. Sono tornato alla torre sano e salvo. Ora so cosa ha provato Brecken mentre correva di... Gran brutta esperienza. Devo raccontargli com'è andata e dirgli che non sono riuscito a procurarmi l'antizin. Non mi piace mentire, ma so che il GRE lavora per il bene di tutti. Sì, per il bene superiore. Hanno solo condannato mezza torre. Tu hai una missione per me, vero? Alfie ti sta cercando, è di sotto, nel suo ufficio. Va bene. Brecken? Mi spiace, ma è andata di merda. Ma dai, l'antizin ci serve, lo so. Ma comprarlo da Raiz è proprio da pazzi. No, al diavolo, ci andrò io. Non ho paura. No, non ci andrai, ne abbiamo già discusso. Non ne abbiamo discusso. L'hai deciso tu, io... Ci vado io. Scusami, ma tu no. Esatto. Raiz non mi ha mai visto, per lui... sono un volto nuovo, giusto? Non mi fido. Ragazzi, lasciatemi solo con Crane. Tutti fuori! Sicuro di volerci provare? Beh, perché no? Deve farlo, no? Ok, se proprio insisti. Il covo di Raissa si trova qui. Scopri quanto vuole per la merce.
e cerca di tornare qui tutto intero. Sì, capo. Ci conviene farlo di notte? O ci conviene andare di giorno? Se la problematica sta tutto nel non vedere dove si va, la risposta è semplice. Aumentiamo la gamma. Almeno quando siamo fuori vediamo dove andiamo. Prima di iniziare a modificare le armi, tra l'altro, vorrei iniziare a trovare... Aspetta un attimo. Mi ricordavo che funzionava. Dicevo, vorrei trovare altri materiali appunto da poter usare. Brecken è così disperato che scenderebbe a patti col diavolo in persona. O con Raiss, il che è più o meno la stessa cosa. E siccome dovrei capire se è stato proprio Raiss a rubare il documento segreto del chissà se è stato Raiss. È un'occasione imperdibile. Secondo me, e lo dico proprio perché non mi ricordo assolutamente della storia nulla, secondo me Raiss sa benissimo chi siamo. E mi hanno detto che c'è una persona... Ecco, esatto, sei tu. Ciao? Mi hanno detto che mi cercavi, vero? Tu sei Alfi? In persona. Faccio l'elettricista, riparo quello che posso. Cerco di tenere in piedi la baracca. Per fortuna sei qui. Stavo giusto per chiamarti. Beh, mi hanno detto che mi cercavi. C'è una buona notizia e una cattiva. Quella buona è che hai ripristinato l'illuminazione nel caldo. Quella cattiva? Quella cattiva è che hai fatto saltare la rete elettrica vicino al cavalcavia. Ora lì è buio pesto. Ottimo! Quindi vuoi che io la riattivi? Ci sono due centrali secondarie, vai lì e le riaccendi. Non importa in quale ordine lo fai. Poi benissimo. Attivi l'interruttore nella centrale principale e tutto brillerà come un albero di Natale. Così questo vediamo dove cacchio andiamo, certo, almeno. Certo che puoi farcela, qualsiasi runner ci riuscirebbe. Ma c'è un problema. La mancanza sentiamo? Di illuminazione ha reso la zona un punto di ritrovo per i notturni, che si radunano lì dopo il tramonto. Così ho preparato una trappola. La trappola è pronta per scattare. Se tu andassi lì e ripristinassi la corrente quando è buio, potremmo friggere un mucchio di mostre in una volta sola. Dovrei farlo di notte, sarà molto più rischioso. Esatto. Ecco perché nessuno si è offerto volontario per questo lavoro. Però tu sei più coraggioso degli altri. Almeno questa è la mia impressione. Mi piace rendermi utile. Siamo generosi, eh? Spero che tu sia anche molto in gamba, altrimenti non vivrai a lungo. Difficoltà media progetto elettroaffettatrice. Va bene, lo faccio perché ci è utile. Io volevo andare al negozio dei pegni. Magari riesco a fare tutto in una volta sola. Sì, dimmi. Jade, sì, ti sento. C'è qualche problema? No, Green, ascolta. Quello che stai facendo è molto coraggioso. So che lo fai per redimerti. Perché Amir è morto. Certo. Lo faccio perché è l'unico modo. Se non avremo l'antizin di Raiss, la gente morirà, giusto? Sì, hai ragione. Ho incontrato Amir subito dopo il contagio. Non lo conoscevo da molto, ma era il migliore. Il più gentile di tutti. Ma non ti ritengo responsabile, te lo assicuro. Amir conosceva i rischi. E Crane, ti sono grata per quello che stai facendo. Già. Io... Senti, Jade. Ne riparleremo quando tornerò con l'antizin, ok? Va bene. Cerca di tornare. Sta passando un aereo. Bene. Facciamo una cosa intelligente. Aumentiamo un po' la gamma di notte. Almeno vediamo dove cavolo andiamo. Aspetta. Giro sbagliato. La cosa intelligente è che siamo comunque vicini a un rifugio. Volendo fare i pignoli. Volendo fare gli antipatici. Facciamo questo. Ecco fatto. Madonna mia. Che combo. Vediamo se... Merda! Non me l'aspettavo mi apparisse da dietro. Ok. Un po' non me l'aspettavo. Ehi, non è che hai dei petardi, vero? Progetto liquido infiammabile. Aumenta gli effetti del fuoco e dei progetti del fuoco. Oh, bello. Si sta facendo giorno, finalmente. Oh, ciao. Cos'è, paura? Della luce? Dove credi di scappare? Ho trovato dei fiori. Il lichene tossico, benissimo. Questa zona cos'è? Ecco fatto, dicevo. Questa zona cos'è il...
Banco dei pegni. Posso... Ecco fatto, dicevo, posso entrare? Sì, è il banco dei pegni decisamente questo. Dicevamo, bel cacatoio poi. Mi chiedo come mai gli affari andassero male. Ecco fatto. Cosa si nasconde qua dentro? Wow. Ecco qua il giocattolo. Prendiamo tutti gli oggetti che ci servono. Ascoltatemi tutti, parla break. Se vedete Sentiamo. Davud, riportatelo subito alla torre. Chi? È Davud? Armato. Ripeto, è armato. Ha ferito una guardia mentre se ne andava. Oh no. Kaboom. Eccoci. Ma levati. Ecco fatto. Dicevo, eccoci a una delle stazioni. Tagliato a metà? La gravità cosa non fa? C'è qualche zombie cattivo qua dentro? Nella centrale secondaria. Trova il pannello di controllo e aziona l'interruttore. Così riavvierai il sistema. Va bene. Un progetto, elettroaffettatrice, caffè e uno spago. Attiviamo la corrente. Eccola qui. Fatto. Bene. Ora devi fare la stessa cosa nell'altra centrale secondaria. Oh, se tutto questo ci aiuterà ad avere un po' più di luce in giro, ben venga. C'è una richiesta d'aiuto o c'è un venditore? Alice ha deciso a togliere di mezzo Brecken. Non sai niente? Ciao? Fagliela pagare! Dai! Vieni qui tu! Prenditi tutto! Tu non hai capito che ciò che voglio sei tu. Prenditi tutto. Come se io avessi interesse per qualcosa che voi avete. Volevo solamente farvi fuori. Ma visto che ci siamo, liberiamoci anche questa safe house. E a proposito di safe house, mettiamoci, visto che non lo stiamo ancora usando come si deve, il completo, dove sei, del ninja. In teoria il ninja ci può aiutare a non fare rumore. E infatti non si sente neanche un passo, è incredibile. Non si sente nulla. Ma quanto cavolo è utile il coso del ninja. Oh, ma buongiorno. Resti lì, mi raccomando, che adesso ci penso io a lei. Morto? Beh, è stata facile. Ecco un'altra centralina. Buongiorno. Mi aspettavo qualcuno dietro la porta io. Riattiviamo la corrente. Fatto, due sono a posto, ne manca una. Vai alla centrale principale. Certo che però senza rumore mentre si passa in giro, boh, perdi un po' di naturalezza del gioco, eh. Certo, il coso qua da ninja è utilissimo. Dov'è l'aereo? Lo sento, ma non lo vedo. Eccolo qui. Dove cacchio li avrà lanciati? Da quella parte. Per fortuna non eravamo tanto distanti a questo giro. E ovviamente siamo arrivati prima di chiunque altro. Ecco fatto. Furgoncino della polizia aperto con dentro una katana premium. Beh, non ci lamentiamo, dai. Quanta gente che mi aspetta qui. Torno alla centrale principale, Alfie. Si trova in uno degli edifici. Facile a dirsi, no? Intanto devo passare in mezzo a tutta sta gentaglia, ma chi se ne frega, Alfie. Ecco fatto. Giustamente io sono il più coraggioso. O forse quello più stupido. O forse l'unico che effettivamente si rende utile qua. Tanto sono tutti punti esperienza che mi entrano in tascoccia. Ma levati. Ecco qua. Tanto finché punti alla testa sono uccisioni facili. Se punti più in basso, beh, il risultato lo vedete. Forza, forza. Venite dall'uomo cattivo, quello con la spada che fa rumore. Madonna mia, che soddisfazione che venite voi e non devo venire io a prendervi.
Guarda quanti pacchetti che ci sono per terra. Tanto da qui a che fa sera ne abbiamo di tempo ancora. Ma levate. Che bello. Tanti pacchetti da prendere. È Natale oggi. Ci fosse solo un tasto per raccogliere tutta la roba a terra in una botta sola, sarebbe anche meglio. Direi che ho raccolto più che abbastanza. Ora dobbiamo... Credo sia quella. Scopriamolo. Cosa abbiamo qui? Una nota. Ottimo. Non disponibile durante il giorno. Oh no. Cos'è che è successo? Dov'è Dawood? È andato via e ha preso il mio bambino. Ai, chi gli ha dato la pistola? Oh no. Puoi dirmi che cos'è successo? Erano settimane che voleva andare via, ma io pensavo che fosse troppo pericoloso. Giustamente. Litigavamo per questo. Poi ha trovato un'arma. Ha preso tutti i soldi e rapito Sammy. Ha preso mio figlio. Sai dov'è diretto? Ha detto che aveva trovato una via d'uscita, ma non so cosa intendeva. Non me l'ha spiegato. Oh, oh, Yallah! Come ha potuto farlo? Dove ha preso la pistola? Mi dispiace, Salma, gliel'ho data io. Aveva detto che sareste scappati insieme. La la la. La la la. Dawood non mi vuole. Non mi vuole da molto tempo ormai. E ora ha ciò che desidera. Mi spiace. Riporterò tuo figlio, Salma. Non so come, ma lo farò. Se non sono morti tutti e due. Dawood, rispondi. Rispondi, brutto figlio di puttana. Non c'è bisogno di strillare, Crane. E nemmeno di seguirmi. È inutile. Dì a Salma che mi dispiace. Non avevo scelta. Sammy sarà al sicuro, lo giuro. Aspetta, no. Dawood, Dawood, dove sei? Merda. È andata bene. Comunque, riposiamo fino a stanotte. 7 ore più tardi. È pericoloso uscire col buio? Assolutamente. È la prima cosa che ti dice il gioco. E grazie al nostro vestito ninja, cerchiamo di fare attenzione e di non fare soprattutto rumore. Andiamo subito qui e a questo giro cerchiamo di evitare i combattimenti futili. E buonanotte, fiorellini. Ho fatto, tocca a te. Aspetta, aspetta. Siete fritti, mostri maledetti. Ottimo lavoro, Crane. Dico davvero. Adesso devo uscire per sbrigare un certo lavoretto. Quando tornerò, mi occuperò di te. Un certo lavoretto. Quindi, visto che è ancora buio, andiamo a prendere quell'ultimo carico. Tizio grosso. Tizi grossi cattivi. Meno male che siamo dei ninja e non ci sentono. Però, se posso, meglio depistarli. Andare in giro di notte in questo gioco non è mai una buona idea finché non hai delle buone armi. Eccolo qua il rifornimento. Proprio bello comodo sul tetto. Una nottata interessante. E per fortuna siamo anche accanto al nostro rifugio. Ciao. Sei sopravvissuta la notte passata fuori. Eh beh, voglio anche ben vedere. Me lo ricordo quello, per i 7 anni. Il grande cartellone con scritto grazie. Ecco, ora che abbiamo aumentato il nostro rango di forza, possiamo andare da Raissa.